Presidente Sebastiani, punto della situazione sulle trattative di mercato, un Pescara che parte che è partito per il ritiro, completo quanto? Siamo secondo me a buon punto, siamo a buon punto perché manca ancora qualcosina, ma così come magari potrà uscire qualche calciatore, in quel caso lì saremo pronti a rimpiazzarli, però al momento siamo abbastanza completi perché se si fa eccezione alla coppia a destra, oggi la squadra è completa. Poi abbiamo un mese e mezzo davanti e sapete tutti che magari certi giocatori che hai in mente oggi non sono disponibili, fra qualche tempo lo potranno essere, quindi non abbiamo fretta. A proposito di coppia di terzini, la Lazio ha appena fatto andare via dal ritiro Floriani e Mussolini. Degli addetti ai lavori che seguono la Lazio per il trasferimento al Pescara. È un giocatore che noi abbiamo sicuramente ci siamo interessati, Dell'Icarri credo che abbia parlato anche con il suo procuratore, adesso vedremo nei prossimi giorni, certamente non c'è solo lui, noi. O lui o Pierozzi? Ma credo che abbia due o tre nomi il direttore, quindi nei prossimi giorni sapremo chi sarà. Chi farà coppia con Pierno? L'ultima, le uscite di Colai, Aloy e Mora, com'è la situazione? Ma io non credo che Aloy sia in uscita, non credo e mi auguro che Mora voglia rimanere a Pescara perché è un giocatore importante, che ci dà qualità, intelligenza in mezzo al campo, è un pizzico di esperienza che non guasta insieme agli altri, tra virgolette, più grandi della squadra. Quindi non mi risulta che questi due debbano andare via, se poi dovesse succedere qualcosa di diverso ci organizzeremo per sostituirli, però io me li tengo stretti tutti e due. Quando andrà via Colai arriverà Russini? Il mister è contento di quello che lavoro che sta facendo Aristi e quindi se continua così non vedo perché dobbiamo andare a cercare in casa d'altri quello che abbiamo a casa nostra. Se poi Colai dovesse decidere di voler andare via o magari dovesse capitare qualcosa di importante, Russini è uno di quelli che Dell'Icarri ha nel mirino. L'ultima, Tomassini la prossima settimana si potrebbe legare al Pescara con contratto triennale. Lo scorso anno 31 presenze, 8 gol in una squadra che ne ha fatti pochissimi, il Taranto. No, è uno di quei giocatori che ha fatto bene l'altro anno, è sicuramente un giocatore di categoria che può fare, può dare una mano a qualsiasi arriverà squadra. La settimana prossima? Questo non lo so perché se ne sta occupando Dell'Icarri e soprattutto perché il mister voleva un po' di tempo per vedere quelli che ha a disposizione.